Portiello è un nuovo giocatore della Fiorentina. Manco a dirlo 2 ore fa che ho detto per la Roma potremmo provare a prendere in prestito Sportiello, Scuffè, che sono due giocatori che non giocano mai. La Fiorentina se lo è preso e se lo è portato a casa. Per me è un colpo d'oro, ragazzi, è un colpo d'oro perché Tatarusanu, che molti lodano. Per me, veramente, non so come si faccia a lodare Tatarusano, ma vabbè, questa è una mia opinione personale. Ogni tanto il culo te lo para, tipo ad esempio, ieri ha fatto una bella parata, senza alcun dubbio ha salvato la Fiorentina contro il Chievo. Lì, se prendevano gol a 10 minuti dalla fine, se Tatarusano non avesse fatto il miracolo, sarebbe stata sconfitta quasi certa. Quindi, complimenti a Tatarusano per ieri. Però, a 30 e rotti anni, Tatarusano è un portiere discretissimo, un portiere alla Eugenio Lamanna, per capirci, che non è male, però c'ha 28 anni, c'ha possibilità di crescere. E parliamo di un panchinaro, parliamoci chiaro. Tatarusanu per me non è nulla di che. Ora molti mi diranno: sì, ma fa il titolare della nazionale rumena, non è nulla di che, non è neanche Alisson fa il titolare del Brasile eppure sta in panchina alla Roma. Quindi, e fa il panchinaro di uno che spesso o gioca o fa panchina in nazionale polacca. Quindi i titolari delle nazionali contano veramente poco. Parliamo di Sportiello. Sportiello è un colpaccio, per me è forte, 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 è molto più forte di Berisha. Però probabilmente Gasperini si trova meglio con Berisha perché poi Sportiello sarebbe comunque andato via a gennaio. Motivo per cui è stato giusto mettere Berisha, però per me Sportiello è fortissimo. Diciamo che l'Atalanta alla fine ha ceduto, non lo sa praticamente mai, quindi venderlo è giusto. Però avrebbe trovato, secondo me, un acquirente più ricco, tra virgolette. Perché? Perché lo hanno prestato. Sentite che operazione della Madonna ha fatto la Fiorentina. Questo è un colpo, ragazzi, da 10. Lo ha preso in prestito per 1 anno e mezzo, 18 mesi di prestito. E poi voi direte con obbligo, no? Con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Quindi la Fiorentina ora se lo tiene 1 anno e mezzo, quando questo giovane Sportiello poi ci avrà 26 anni, valuterà se è andato bene o se è andato male dopo 1 anno e mezzo e dirà lo voglio e lo prende per soli 6 milioni, oppure dirà tiè, ripiatelo e se glielo ridaranno a 26 anni. Motivo per cui per me hanno fatto un colpaccio della Madonna e probabilmente è anche diritto, quindi probabilmente l'Atalanta avrebbe potuto tirare un pochino più la corda, però per mandarlo via, insomma. Lo hanno dato al primo acquirente per farci un po' di soldi, anche se così rischi di non farceli mai. Per me il Napoli qua doveva buttarcisi a capofitto, non capisco perché non lo faccia. Oh, ragazzi, io sarò contrariato su alcune cose, magari voi mi direte che non ci capisco, ma a me Reina mi sembra un citofono. Sportiello, mo molti mi stanno a dire, ma Sportiello, io l'avevo messo anche nel mercato che fare del Napoli, molti mi hanno detto, ma Sportiello però come fai a prenderlo perché non è un portiere da Champions. Ragazzi, Reina non è un portiere da Champions, c'ha la cazzimma, però c'ha solo quella. I riflessi, ce n'ha 48, cosa che se uno gli tira, lui aspetta, la palla entra e poi se butta. Cioè, a che serve un portiere così? Io l'avrei preso assolutamente Sportiello, me lo sarei buttato a capofitto. Poi, se non ti senti pronto, in Champions mettevi Reina e in campionato mettevi Sportiello fino a far crescere Sportiello e l'anno prossimo c'avevi un titolarissimo. Io sinceramente Sportiello, poi forse lo pompo io perché mi piace, mi gasa tanto, però lo vedo un possibile futuro titolare della nazionale italiana se giocherà al posto con Donnarumma, con Perin e con Meret. Per me saranno questi quattro: Donnarumma, Perin, Meret e Sportiello, i portieri futuri della nazionale italiana. Questi mi piacciono per ora. Poi penso pure che qualcuno esce fuori, non si sa mai, qualcuno che ancora si deve vedere, e lì non ci possiamo fare niente. Finalmente la Fiorentina prende un portiere che si possa definire tale e c'ha anche un contratto intelligente. Perché? Perché 1 anno e mezzo di prestito, quindi 1 anno e mezzo se lo tengono sicuro. Poi potranno acquistarli, quindi un altro anno se lo tengono sicuro. Se fanno le cose fatte bene, per una volta ce la fanno anche a non perdere un giocatore a parametro zero. Sportiello Neto se n'era andato a parametro zero. Tatarusano veramente non si può vedere, così come Lezzerini, che per me non lo chiamerei nemmeno a fare il decimo. Se mi manca il decimo, non me ne voglia Lezzerini, ma comunque non è un portiere per me attualmente da Serie A. Crescerà, ma per me non è ancora un portiere da Serie A. Do 8, ragazzi, 8 e mezzo, anzi, do 8 e mezzo a questo colpo, perché per me attualmente non c'è Rincon, non c'è Pavoletti, non c'è Gagliardini che tenga. Io reputo che questo sia il colpo più buono, più bello, come se tra virgolette, il miglior colpo finora del mercato di gennaio. Parametro zero per 1 anno e mezzo, quindi in prestito secco, decisione, quindi nemmeno obbligo, a 6 milioni. La Fiorentina per me ha fatto un colpaccio, ma sicuro che dico una stronzata. Detto questo, io strappo il video che avevo scritto poco fa su Sportiello, vediamo se faccio centro, manco per il cazzo. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che quando questo video raggiungerà i 2000 like uscirà un nuovo video in cui parlerò di un mercato che non riguarda la Roma, però riguarda comunque sempre la Serie A. Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto invito a lasciare il mi piace, se vi ha fatto cagare c'è il tasto dislike, boscia la dalla, che poi non esiste un tasto, vabbè. E ci vediamo ad un prossimo video.